And space in Houston on 2 for Sam. Are you ready for the event? I'm ready for the event. European Space Agency, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Station, this is Jules Grancy of the European Space Agency here in the headquarters of the Italian Space Agency in Rome. How do you hear me? Jules and Italian Space Agency, I hear you loud and clear. Very good. We have a good lineup of journalists here for the first press conference of the ASI Futura mission, and we go for the first question. Gianluca Cerasola, Nuova World Pass. La cosa e la sensazione che ti piacciono di più ad oggi in orbita? Mi vengono in mente almeno due cose. Una è la sensazione della perdita di peso, una cosa eccezionale, semplicemente potersi lasciare andare e sentirsi fluttuare, oppure chiudere gli occhi e cercare di capire le sensazioni che ti dà il tuo cervello, anche i trucchi che il cervello ti fa, che magari ti dà la sensazione che ti stai muovendo in una direzione, ma in realtà ti stai muovendo in un'altra, quindi è molto divertente. E poi una cosa bellissima naturalmente è la vista dalla cupola del nostro pianeta, è uno spettacolo eccezionale, sempre diverso, è davvero meraviglioso. Buongiorno Samantha, sono Marta Meli da Sky TG24, questa è la mia domanda. Parlavi della vista dalla cupola, alcuni giorni fa per la prima volta hai visto e hai fotografato l'Italia, Milano, le Alpi e il tuo paese. Che cosa hai provato e che cosa provi ogni giorno in questa vita così speciale che hai scritto, non ti fa al momento sentire la nostalgia? No, devo dire di no, al momento prevale davvero l'entusiasmo e questa possibilità di scoprire ogni giorno cose diverse, immagini diverse, piccoli nuovi dettagli. Vedere l'Italia è stata un'emozione intensa, devo dire, anche perché intanto è il mio paese, quindi c'è un amore speciale, particolare. Ma poi l'Italia dallo spazio è proprio bella, cioè sarà questa forma molto caratteristica dello stivale, sarà il fatto che è proprio molto luminosa, però sarà questa combinazione di montagne, di costa, di isole, è proprio bella, quindi ti scalda il cuore. E le sensazioni in generale qui sono belle perché è una combinazione di aspetti divertenti e ludici, ripeto, basta che hai un momento, un secondo libero e ti lasci semplicemente fluttuare ed è proprio bella, è una sensazione piacevole, divertente. E poi però è anche un ritmo di lavoro molto intenso, quindi è stimolante da un punto di vista professionale anche stare dietro a tutte queste cose diverse che facciamo, un momento stai facendo scienza, un momento stai facendo manutenzione, quindi bisogna cambiare con rapidità da un tipo di attività ad un'altra e soprattutto all'inizio, io sicuramente ancora sono all'inizio, c'è tanto da imparare e c'è molta strada da fare per diventare davvero efficienti e rapidi in questo muoversi da un'attività all'altra. Buongiorno Samantha, sono Andreana D'Aquino dell'agenzia di stampa DN Kronos. Prima dicevi gli scherzi del cervello, le attività anche scientifiche, ecco, hai già cominciato i primi esperimenti, ci sono già qualche prima risposta, grazie. Sull'attività scientifica devo dire ho avuto un battesimo del fuoco, credo il mio secondo giorno di lavoro sulla stazione spaziale. E come dicevo prima c'è una curva di apprendimento, quindi i primi giorni si è molto lenti, bisogna sempre fare un sacco di domande ai membri dell'equipaggio più, insomma veterani, in particolare Butch Wilmore che è il comandante della stazione, ci ha aiutato moltissimo. E mi sono ritrovata sullo schedule il secondo giorno che ero qui, un esperimento dell'Agenzia Spaziale Italiana che si chiama Blind and Imagined, molto interessante sulla neurologia e sulle strategie che mette in atto il cervello per adattare la coordinazione motoria e l'equilibrio a questa condizione di assenza di peso.
ed è un esperimento abbastanza complesso perché richiede di fare un setup con diverse telecamere, richiede di mettere tutta una serie di cavi, quindi un esperimento di diverse ore molto complesso, e quindi diciamo è stato decisamente un battesimo del fuoco. Poi naturalmente nelle settimane successive ne ho fatti molti altri. Abbiamo fatto per esempio sempre per l'Agenzia Spaziale Italiana una prima sessione di ultrasuoni per l'esperimento Drain Brain. Ho fatto una raccolta di urina e saliva la settimana scorsa per una Bone Muscle Check, che è un altro esperimento dell'ASI, e negli ultime 36 ore l'ho appena tolti, ho portato addosso una serie di sensori di temperatura che hanno monitorizzato per 36 ore, registrato la mia temperatura per l'esperimento ritmi circadiani dell'Agenzia Spaziale Europea, e tanti altri. Quindi ogni giorno portiamo avanti diversi esperimenti. Naturalmente non posso parlare dei risultati perché quelli vanno naturalmente elaborati successivamente dai team a terra, e saranno loro poi a pubblicare i risultati di queste ricerche. Naturalmente io in questo momento non posso conoscerli. Ciao Samantha, Giorgio Pacifici, DG2 Rai. Sognavi fin da ragazza di diventare astronauta, e quanto è lontano la vita di ogni giorno, quanto è lontana la vita di ogni giorno sulla Stazione Spaziale Internazionale dal tuo sogno? Quando uno sogna di diventare astronauta da ragazzino ha in mente, diciamo, le scene più iconiche, quindi quello che può essere un lancio nello spazio, non so, una passeggiata spaziale, queste cose più da film quasi. Naturalmente la vita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ha molti aspetti di quotidianità e anche, se vogliamo, di routine. Che non è una cosa sicuramente che avevo in mente quando sognavo di diventare astronauta da ragazzina, però è molto molto bella, molto interessante, perché è un po' quello che credo di aver menzionato anche spesso prima del volo. Mi interessa osservare proprio questa esperienza di trasformarmi giorno dopo giorno in una creatura dello spazio, quindi per esempio di diventare ogni giorno un pochino più abile a muovermi nei moduli, a volare, se vogliamo chiamarlo in questo modo, anche di conoscere ogni giorno un po' meglio la stazione spaziale, quindi sentirmi più a mio agio, sentirmi più a casa mia, sentirmi più rapida ed efficiente sia nella quotidianità di essere umano che nel lavoro. Quindi mi interessa molto, mi piace molto questo processo. Buongiorno Samantha, sono Enrica Battifoglia dell'agenzia ANSA. Devo dire che nel momento in cui sei entrata nella stazione spaziale eri l'immagine della felicità, per cui se qualcuno mi dovesse dire come immagini una persona felice, io indicherei quell'immagine. Volevo chiederti, vivendo questa bellissima esperienza, il momento che finora dovessi indicare in assoluto come il più bello, il più felice, qual è? Difficoltà a sceglierne uno in quel giorno del lancio, perché sono state ore davvero eccezionali, cioè un'intensità di emozioni, di esperienze, di immagini, di sensazioni, di cose che succedevano in maniera rapida. Cioè è stata una giornata dalle ore prima del lancio, tutta la fase di preparazione, ma poi soprattutto quando finalmente siamo saliti in rampa. C'è stata una scena bellissima che non mi aspettavo. Quando si sale sulla rampa di lancio ci sono alcune scalette in basso, dove forse avete visto le immagini, le foto, tradizionalmente si salgono alcuni gradini di questa scaletta, poi l'equipaggio si gira per fare un ultimo saluto e poi si sale nell'ascensore. E in quel momento il vento portava tutto il vapore del combustibile, quindi quel vapore bianco che si vede nelle immagini, e il vento lo portava verso di noi, quindi eravamo ad intermittenza, vedevamo le persone, ad intermittenza non le vedevamo più perché eravamo avvolte in questo vapore bianco, freddo naturalmente perché viene dal combustibile criogenico. Quindi è stata quasi una sensazione come se la Terra ci stesse salutando, con questa intermittenza in cui vedevamo le persone a terra, poi non le vedevamo più ed eravamo in questo abbraccio
freddo, surreale, e poi ci siamo girati, siamo saliti in rampa, e quello è stato veramente l'inizio di un susseguirsi di emozioni, sensazioni fisiche, immagini, il lancio, la vibrazione dei motori, l'accelerazione che saliva, il distacco dei vari stadi, arrivare in orbita, la prima sensazione di essere senza peso, di sentirsi, no, più liberi nelle cinture. Il primo sguardo fuori, la prima alba, la mia prima alba, perché noi siamo partiti di notte, quindi quando siamo arrivati in orbita era ancora notte, e poi dopo qualche minuto c'è stata la mia prima alba nello spazio, e tutte le fasi di avvicinamento, l'arrivo sulla stazione spaziale, un'immagine incredibile che ho avuto la fortuna di vedere, che il primo momento in cui ho colto la stazione spaziale internazionale, eravamo circa 30 metri perché guardando in avanti io dal mio posto di sinistra non potevo vederla, quando ci siamo avvicinate alle circa 30-40 metri si iniziano a vedere i pannelli solari, ho guardato fuori e la prima immagine che ho colto della stazione spaziale è stato proprio in quel momento di transizione, proprio di che adesso ho visto molte volte, ma allora non lo sapevo, quei pochi secondi quando il sole veramente sta per scomparire sotto l'orizzonte, la luce diventa arancione e tutta la stazione è immersa in questa luce arancione, mi ha fatto un'impressione incredibile. E poi naturalmente entrare nella Stazione Spaziale Internazionale, abbracciare i colleghi, veramente un torrente di emozioni, quindi il fatto di essere arrivati, quindi tutta quella fase di lancio che finiva, ma poi questa avventura che iniziava, è indescrivibile. Buongiorno Samantha, sono Marilu Lucrezio del TG1. Ci puoi raccontare della tua emozione, la sorpresa del collegamento con il cantante Zucchero, e anche abbiamo visto delle foto con gli addobbi natalizi, come passerà il Natale lassù? Zucchero effettivamente mi ha fatto una sorpresa. Mi hanno chiamata un sabato pomeriggio, stavo scrivendo delle email nella mia stanzetta, se vogliamo, nella mia cabina telefonica, che tra l'altro è nel pavimento, ma qui non importa. E mi hanno chiamata dal centro di controllo di Monaco dicendomi appunto che c'era un visitatore che desiderava salutarmi, e quindi c'è stato questo scambio di battute molto, molto rapido. Mi ha confessato che soffre di vertigini, ma gli ho detto che credo nello spazio gli passerebbero, perché qui non hai mai la sensazione di cadere, no? Il fatto che sei senza peso non ti dà mai questa sensazione di pericolo di cadere nel vuoto. L'albero di Natale, sì. Il nostro comandante Bucci è stato davvero molto, molto carino, thoughtful, come dicono gli anglosassoni, quindi ha preparato queste calze, quindi penso che nelle prossime settimane, quando ci capita, per esempio, io immagino se mi capita di trovare nella busta dei cibi un cibo che so che un mio collega ama particolarmente, magari invece che mangiarlo io lo metto nella busta di Natale, o nella calza di Natale, insomma piccole cose così, quindi penso che a Natale ci scambieremo dei piccoli doni. L'alberello di Natale fa parte dell'equipaggiamento standard della stazione spaziale, è sempre qui da diversi anni, e quando è il momento viene sistemato. Ciao Samantha, sono Nicoletta Cottone del Sole 24 Ore. A bordo della stazione spaziale c'è cibo made in Italy. Com'è un pranzo spaziale? Devo dire che fino adesso il cibo l'ho apprezzato molto in generale, sarà che all'inizio comunque ci sono tante cose nuove da provare, quindi non posso davvero lamentarmi. Il cibo, il bonus food che ho portato dall'Italia, mi sta salvando soprattutto nei pranzi, devo dire, perché sono delle buste concepite con il concetto del piatto unico, dove si mette una combinazione, quindi un quarto diciamo di volume di carboidrati, un quarto di proteine, quindi nel mio caso c'è o del pollo o dello sgombro, e poi la verdura. E quindi è una busta completa, e a pranzo spesso siamo un po' di corsa perché magari le attività della mattina sono un po' in ritardo, oppure comunque si vuole iniziare un po' prima il pomeriggio per non essere in ritardo quando è il pomeriggio, e quindi mangiando un pranzo al volo, ecco, basta scaldare una busta e ci sono questi ottimi piatti unici molto gustosi, che mi danno la sicurezza che senza doverci pensare ho già un piatto completo messo insieme in maniera oculata dal nostro chef Stefano Polato.
Ciao Samantha, Laura Ciarallo, TG5. Fra un paio di settimane è Natale, tu passerai un Natale assolutamente speciale. Hai degli auguri spaziali da fare agli italiani, ai tuoi amici, alla tua famiglia? Beh, i miei amici e la mia famiglia naturalmente avrò modo di farli in maniera personale. Per quanto riguarda degli auguri agli italiani, io mi sento di dire questo: io sono una persona che dall'Italia, dal mio paese, ha avuto moltissimo. Se sono a bordo della Stazione Spaziale Internazionale oggi è grazie all'Italia, all'Agenzia Spaziale Italiana naturalmente, ma poi alla fine a tutta l'Italia, a tutti gli italiani e le italiane. E quindi il mio augurio di Natale è che siano sempre di più gli italiani e le italiane che possono dire la stessa cosa. 5 minutes left on the call. Ciao Samantha, sono Andrea Bettini di Renews 24. In queste settimane abbiamo tutti ammirato le splendide foto che hai postato dalla Stazione Spaziale Internazionale. Ti volevo chiedere se da lassù cambia il modo in cui si guarda la Terra. Allora, intanto rimpiango molto di non aver studiato meglio la geografia, avrei dovuto fare più attenzione a scuola, non lo so, ma guardi l'Italia io la guardo con grande curiosità, nel senso che vedo tutte queste formazioni fisiche, naturalmente è come guardare un atlante fisico, non politico, non ci sono disegnati i confini, vedi le montagne, vedi gli oceani, vedi i fiumi, vedi le nuvole, vedi i vulcani. Vedi queste cose meravigliose e io sono molto curiosa di natura, penso come tutti gli astronauti, quindi un momento ne ammiro la bellezza, quella che chiaramente è un impatto immediato, ma poi vorrei capire allora ma questo cos'è, ma perché questa formazione ha questa forma, perché e devo dire mi mancano le basi, mi dispiace molto, vorrei poter leggere di più il nostro pianeta e comprenderlo un po' meglio. Quindi per il prossimo volo sicuramente studierò meglio la geografia, però ti accorgi veramente della ricchezza, della varietà delle forme, della varietà dei colori, cioè ogni passaggio puoi passare sopra lo stesso luogo mille volte, però ogni volta è diverso perché la luce del sole arriva con un'inclinazione diversa o le formazioni nuvolose sono diverse, è un pianeta che vive, è in continua trasformazione e in continuo movimento, bellissimo. Buongiorno Samantha, sono Antonella Salini, l'agenzia di stampa Dire. Ti chiedo fino a questo momento qual è stato il momento più difficile per te e se c'è un compito da svolgere che ti preoccupa particolarmente nella tua attività di tutti i giorni. Un momento più difficile. Beh, sicuramente c'è stata un'attività molto impegnativa che abbiamo fatto proprio l'altro ieri insieme a Butch, che è il nostro comandante, che è stato un lavoro di manutenzione sulla tuta IMU da passeggiata spaziale che userà il nostro altro collega Terry per la sua passeggiata spaziale di gennaio. Un lavoro molto delicato perché abbiamo rimpiazzato un'unità nel sistema di supporto vitale da cui dipenderà naturalmente la sua vita quando sarà lì fuori. E un lavoro che ha durato molte ore, distribuito su 2 giorni, è molto complesso perché questa unità non è stata necessariamente, quando è stata disegnata, o previsto che venisse rimpiazzata in orbita, in assenza di peso. Quindi se normalmente tutte le cose che sono fatte per l'orbita, per esempio le viti sono captive, quindi non si staccano completamente, rimangono catturate nell'unità, ecco, in questo caso non era così. Quindi dovevamo lavorare con tanti piccoli elementi, veramente molto piccoli, cercando di evitare di perderne, cioè cercando veramente di non perderne alcuno, su un'unità molto 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 delicata come una tuta da passeggiata spaziale. Sono molto contenta di poter dire che è andato tutto bene, ieri hanno fatto il checkout, il test e l'unità funziona perfettamente, ma adesso, sicuramente fino ad adesso è stata l'attività più complessa e delicata che ho fatto. Per il futuro, per adesso non c'è niente che mi preoccupa particolarmente, spesso poi ti accorgi quando le cose le fai, quanto possono essere difficili e impegnative. Ciao Samantha, sono Chiara Balestrazzi per Pane Quotidiano, il programma di libri e cultura di Rai 3.
Avevi annunciato che avresti portato con te dei libri cartacei, volevo sapere se in effetti li hai portati, quali e quando trovi il tempo per leggere. Grazie. Tempo per leggere fino adesso effettivamente non ne ho trovato. Comunque ho diversi libri di Gianni Rodari, che così mi piacerebbe poterli leggere, naturalmente soprattutto per i bambini. E, ho Palomar di Calvino, ho Pilote de Guerre di Antoine Saint-Exupéry. Non credo che li leggerò in maniera integrale, del resto sono libri che naturalmente ho già letto anche diverse volte, però mi piace l'idea un giorno comunque di tirarli fuori, di sfogliarne qualche pagina, di leggerne qualche passaggio, magari guardando la terra dalla cupola. Grazie mille Samantha, thank you very much here from the headquarters of the Italian Space Agency. Thank you very much and talk to you soon. Sì, io Samantha. Thank you all. Great talking to you. Ciao, ciao.